Due domande per finire. Qual è il futuro dei social media e il rapporto con il diritto d'autore? Il futuro lo vedremo in questa direttiva qua, perché questa direttiva ha spostato un po' gli equilibri, direttiva europea di cui ti parlavo prima, perché è andata a toccare uno dei principi cardine del diritto di internet, per secondo cui i service provider, cioè quindi i fornitori delle piattaforme, possiamo dire, sono riparati da un generale principio di non responsabilità. Adesso vabbè, dovrei fare tutta la lezioncina, però ecco, il concetto è quello che il service provider, in quanto service provider, rimane neutro e asettico rispetto a quello che succede sulla sua piattaforma. Come dire, io noleggio solamente, vi affitto il campo di calcio. Se poi vi menate, vi spaccate le ossa durante il campo, durante la partita, io non ne voglio sapere, no? Ecco, questo è l'approccio che ha tenuto, questo è, diciamo, il principio che ha tenuto in piedi internet come la conosciamo fino ad oggi, cioè tutti i vari servizi bellissimi e innovativi che abbiamo visto fiorire dagli anni 2000 e 2005 in poi, no? Insomma, tu hai un'età per cui il mondo prima di internet te lo ricordi e io anche, però abbiamo visto un'esplosione di servizi, di cose che al giorno d'oggi, cioè, ovviamente ci rendono la vita più facile, non c'è nulla da dire, però questo è grazie al fatto che i service provider potevano fare investimenti e fare attività essendo riparati parzialmente ad alcune condizioni, però da responsabilità legali legate alle attività che si fanno sulle loro piattaforme, no? Tra cui anche il discorso del diritto d'autore, cioè il service provider non è responsabile lui direttamente della violazione del diritto d'autore se un utente carica a casaccio i brani di Ligabue o di, no, o di Vasco Rossi. Vasco Rossi non va da YouTube a tirargli le orecchie perché dice: io non so, non posso fare il poliziotto costantemente della piattaforma con tutti i milioni di video che vengono caricati. Anche se appunto la deriva negli ultimi anni è stata esattamente quella, cioè i titolari dei diritti hanno cominciato a fare pressione su Facebook, YouTube, Twitter per dire: no, signori, controlliamo un po' la questione, mettiamo dei filtri. Ecco, questa deriva si aggrava ulteriormente con questa nuova direttiva, perché con la direttiva in realtà si attribuisce al service provider un livello di responsabilità maggiore, per cui dovranno stare un po' più attenti, cioè i vari Facebook, appunto, Google, Twitter, Instagram e via dicendo, che ovviamente c'è da dire fatturano un bel po', monetizzano un bel po' l'attività che viene fatta sulle loro piattaforme, dovranno da un lato rendere conto da un punto di vista economico ai titolari dei diritti, ma anche controllare un po' di più l'attività che si svolge l'attività che si svolge sulla loro piattaforma. E quindi il futuro lo vedremo proprio esatto in questi prossimi mesi, perché giugno è la scadenza per il recepimento della direttiva, e in questi giorni è circolata la bozza del decreto che dovrebbe appunto implementare la direttiva nel diritto italiano.